Siamo rientrati dal San Nicola di Bari, mentre il VAR è andato giustamente a rendere omaggio ai propri tifosi, e così hanno fatto anche quelli del Parma. Risultato finale che premia la formazione pugliese 2-1, doppietta di Galano. Era passato in vantaggio il Parma su calcio di rigore con Calaiò all'inizio primo tempo, poi sempre nel primo tempo era arrivato il pareggio di testa di Galano. Nella ripresa una super rovesciata del qui inquadrato Galano, che ha portato a 2 le reti del Bari e dunque porta avanti la formazione pugliese. Il commento a questa sfida di Roberto Rambaudi? Ma direi vittoria meritata da parte del Bari, che ha giocato, a parte i 10 minuti iniziali, un quarto d'ora sempre nella metà campo avversaria, cercando di fare la partita per il dominio territoriale, possesso palla sempre con l'obiettivo poi di trovare l'imbucata giusta con il suo, ormai l'ho definito così in partita prima che facesse gol, il suo Robben della situazione con le dovute proporzioni. Però è una squadra che mi ha impressionato per la maturità che ha avuto nell'affrontare questa partita dopo lo svantaggio. Deve migliorare, a differenza dell'anno passato, le partite fuori casa, perché in casa il Bari mi ha fatto vedere anche l'anno scorso che fa certi tipi di prestazioni, fuori casa perde un po' di identità, e Grosso deve essere bravo in questo. Buona la prima comunque per Fabio molto Grosso. Molto buona, perché la squadra ha fatto tutto quello che ha chiesto lui, ha provato. Qua rivediamo intanto l'occasione del rigore procurato da Baraia su atterramento di Tonucci. Si sono fatti trovare impreparati, e da questo momento in poi, dopo 10 minuti in poi del Parma, che ha cercato poi di essere pericoloso con delle ripartenze, il Bari ha preso la partita in mano, specialmente con Bascia, soprattutto ha dato i tempi giusti. In cosa deve migliorare il Parma di Roberto D'Aversa, mentre rivediamo le azioni salienti della partita? Ovviamente rivedremo anche le reti di Galano. Beh, deve migliorare sicuramente, ovviamente a questo punto della stagione, nella condizione fisica, ma quello che ho più sottolineato durante la gara, che deve trovare, qua vediamo il gol, il gran gol di testa di Galano su assist di Bascia, che da quel momento in poi è cresciuto Bascia. Deve migliorare il Parma sulle cercare le opzioni offensive, non può essere solo l'opzione su Baraia e palla lunga dietro le spalle difensive della squadra avversaria, e qui stiamo vedendo lo show di Galano, che ha illuminato la fosa notte del San Nicola, ma continuano a festeggiare i sostenitori del Bari per questa doppietta di Galano, che porta avanti il Bari in Coppa Italia. Adesso ci sarà la Cremonese, un'altra sfida, diciamo così, che anticiperà quanto potrebbe succedere in Serie B, con due formazioni, Bari, Cremonese e Parma, che insomma vogliono fare davvero bene. 2-1, pardon, il finale qui al San Nicola, doppietta di Galano, una rete per il Parma di Calaiò, che non è bastata però per consentire alla formazione emiliana di proseguire in Coppa Italia. Allora, questo il finale al San Nicola. Ringrazio Vincenzo Belli, che ha guidato la nostra personalizzata. Ringrazio ovviamente Roberto Rambaudi per i preziosi commenti. Grazie a voi. È davvero tutto, un saluto dal San Nicola di Bari.